altri del gruppo a cui appartiene appunto anche Matteo. Detto questo, Matteo, il Vangelo del discepolo, della comunità dei discepoli, possiamo chiederci in questa prima conversazione che riguarda appunto l'ambiente storico della comunità di Matteo, potremmo chiederci chi sia Matteo, quindi secondo punto. Terzo punto, come si configuri questa comunità di discepoli matteana. Ecco, abbiamo dunque descritto la questione del discepolato di Matteo discepolo, sulla quale torneremo, e entriamo con un affondo per dire chi è Matteo e poi la sua comunità, meglio la comunità a cui si riferisce. Sapete che è passato ormai il tempo in cui si parla, come faceva Dan Brown per esempio per il Vangelo di Giovanni, della comunità dell'evangelista. C'è ancora forse la possibilità, ma non è che ci siano più autori. Noi pensiamo a un autore con le sue caratteristiche stilistiche, con i suoi stilemi letterari, teologici, però c'è una comunità a cui senz'altro si rivolge. Quando il Vescovo Pietro scrive alla vostra Chiesa, non so se ha appena scritto un piano pastorale, me lo sono perso, se scrive alla vostra Chiesa pensa a voi, siete voi quelli che venite chiamati lettori ideali, per utilizzare un termine della narratologia o della pragmatica. Quindi qual è la comunità di Matteo, intesa non quelli con cui Matteo celebra, sta insieme semplicemente, ma quelli a cui rivolge il Vangelo, ok? Dunque, chi è Matteo? Vi cito per essere molto chiaro, perché qui gli esegeti a volte devono un po' pararsi le spalle e difendersi, non dai vescovi che ci vogliono bene, ma dalle critiche. Vi cito Josef Ratzinger in un testo del 2001, una conversazione, un'intervista, un colloquio con Peter Sebald, pubblicato da San Paolo. Josef Ratzinger parlava a un certo punto del primo Vangelo. Lasciamo perdere il contesto, perché a me interessa questa affermazione. Oggi, diceva allora Josef Ratzinger, poi Benedetto XVI, oggi gran parte della critica è unanime nel sostenere che il primo Vangelo non è attribuibile all'apostolo Matteo, ma risale a un'epoca più tarda. Ecco, io sono tra questi. Quindi credo che anche Francesco, l'unanimità almeno degli studiosi del primo Vangelo, concorda che Matteo non è uno dei dodici. Cioè, per essere chiaro, come può avvenire il passaggio? Può essere che l'autore Matteo sia un autore che riprende la tradizione che è stata fissata da un maestro e che però scrive in un contesto molto diverso da quello del secondo terzo del primo secolo. Sapete che gli studiosi suddividono l'epoca del primo secolo in tre parti: il primo trentennio, dove evidentemente il Cristo vive la sua vita nascosta; il secondo terzo, che è quello cruciale, quello della vita apostolica, del ministero di Gesù, della comunità che si raduna attorno a lui; e poi c'è l'ultimo terzo del primo secolo. E noi collochiamo qui, in quest'ultimo terzo del primo secolo, l'autore materiale Matteo. Continua infatti Josef Ratzinger: gli studiosi sostengono che il primo Vangelo non è attribuibile all'apostolo Matteo, ma risale a un'epoca più tarda ed è stato redatto approssimativamente alla fine del primo secolo in una comunità giudeo-cristiana siriaca. Ok, adesso vedrete che su questo siriaca io dirò che non siamo d'accordo, ma Josef Ratzinger scriveva da teologo, portava avanti delle ipotesi che lui conosceva, in questo senso non
non abbiamo timore a dire che si può perfezionare la sua definizione. Il Vangelo di Matteo può certamente avere delle tracce che risalgono a questo che abbiamo chiamato Matteo, anche se ora vedremo una cosa si complica riguardo della sua vocazione, del modo in cui la scena della chiamata di Matteo viene descritta. Ma il testo che abbiamo davanti deve essere letto e dà senso solo se ipotizziamo una comunità a cui si rivolge, che è ormai una comunità della fine del primo secolo, io direi seconda, terza generazione. Allora vedete che dire che Matteo è uno dei dodici non è più possibile, benché la Chiesa delle origini dal primo, secondo secolo, dal secondo secolo attribuisca appunto unanimemente a uno dei dodici questo Vangelo, perché la preoccupazione era quella evidentemente della fondatezza delle informazioni. Noi non abbiamo più questa semplice preoccupazione, che pure c'è, perché noi diciamo che il Vangelo, la parola di Dio, i libri del Nuovo e del Primo Testamento non raccontano favole. Quindi abbiamo ancora questa preoccupazione che lega la storia a ciò che i libri biblici dicono. Ma leggiamo anzitutto la verità da un altro presupposto, cioè la verità per la nostra salvezza, e poi diciamo che anche se c'è un gap tra Gesù e poi i Vangeli così come sono scritti, e questo gap c'è, questa parola conserva tutto quello che ci serve per la nostra salvezza. Naturalmente è un gap di cui bisogna tenere conto, cioè c'è uno iato tra il Gesù della storia, quello del primo e del secondo terzo del primo secolo, e i Vangeli che parlano di Gesù nella fine del primo secolo. Ma questo iato viene colmato da che cosa? Da dei verbi, ci ricorda? Ecco, dall'insegnamento degli apostoli, dalle tradizioni. Quindi potremmo dire così, anche se Matteo non è un testimone oculare, l'autore materiale recupera quello che lui ha sentito, quello che lui ha trovato. In forma scritta non lo sappiamo, perché è un'ipotesi molto azzardata e comunque non abbiamo prove, ma certamente sta sulla linea di quelli che sono stati i primi testimoni di Gesù. Naturalmente Francesco può ritoccare qualsiasi cosa, dove lui si senta in disaccordo o voglia migliorare, poi sapete che tra esegeti ci si confronta anche sulle piccole cose. Detto questo, allora, l'affermazione centrale è che per comprendere questo Vangelo noi dobbiamo fare un salto in avanti, che riguarda, cioè, la condizione dei discepoli, e qui dunque entriamo già nella terza parte, dopo aver detto che Matteo si configura come uno scriba che lavora nella seconda o terza generazione, io direi intorno agli anni 85-90, e dopo aver componendo questo lavoro, si rivolge a una comunità. Quale comunità? Finiamo però prima l'argomento. Due firme dell'evangelista. La prima l'abbiamo vista, è il discepolo. La seconda firma si trova unanimemente, dicono gli studiosi di Matteo, alla fine del capitolo tredicesimo, cioè in quello che è il terzo discorso di Gesù secondo l'organizzazione matteana, il discorso sul regno dei cieli, il discorso in parabole. Che cosa dice al termine del discorso delle parabole? Avete compreso tutte queste cose, dice Gesù ai discepoli, gli dicono sì. Attenzione, Matteo ci dà un'altra sua cifra, perché molte volte quando nel Vangelo di Matteo i discepoli capiscono, se fate il confronto con Marco, i discepoli non capiscono e non hanno fede. Ecco, interessante.
nel Vangelo di Marco i discepoli non hanno ancora fede, in Matteo almeno ce n'hanno un po'. Vedete che qui c'è una, se volete, e lo vedremo, soprattutto riguardo al primo, a Pietro, c'è una attenzione che Matteo ha verso i discepoli che sono meno squalificati rispetto al Vangelo di Marco. Sì, abbiamo capito, e allora Gesù disse loro, per questa ragione, ogni scriba, sentite, qui c'è la mano di Matteo, che si, avete presente, no? Quegli affreschi, quei quadri, quelle tele dove c'è il committente, magari inginocchiato davanti a un santo, poi magari il pittore si raffigura in uno dei volti, oppure trova il modo di mettersi dentro. Qui Matteo si mette dentro e dice, dia tutto, pas grammateus, cioè ogni grammatico, ogni scriba. È lui è uno scriba. Matteo